Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Oggi nuova impostazione grafica anche con l'aiuto del nostro videomaker Samuel. Allora, andiamo a vedere oggi questa partita che in realtà è stata giocata nel 2012, una partita Blitz. Siamo al World Blitz Championship del 2012 e troviamo ai lati dei bianchi Carlsen, che era ancora ragazzino, 2012, ok, sono abbondantemente oltre 10 anni fa, circa. E dal lato dei neri invece abbiamo Morozovic, che è praticamente Neo di Matrix. E chiedo al videomaker di far apparire sovrimpressione. Sono identici, ragazzi, sono identici. Allora, andiamo cattivi a vedere la partita. Carlsen apre con C4. Su C4, E6, cavallo F3, D5 e adesso G3. L'idea, appunto, ovviamente tutte le volte che vedete questo sistema, è quello di portare l'alfiere in fianchetto. Andrò abbastanza veloce su queste mosse, anche perché la partita è durata oltre 50 mosse, non sono tantissime, sono abbastanza. E più, essendo una partita blitz, non è che in ogni mossa c'è un significato pienissimo, anzi vedremo che ci saranno stati anche degli errori, erroracci, dovuti ovviamente alla mancanza di tempo. D per C4, qui Morozovic ha esitato un attimino prima di fare questa mossa e poi viene catturato il pedone. Probabilmente questo pedone lo si vuole tenere. In una partita blitz magari un'idea può essere quella di: ok, cerco di tenermi il pedone, semplifico tutto, mi ritrovo col pedone di vantaggio, vinco il finale. Può essere assolutamente un'idea. Alfiere G2, C6, infatti si sta avverando questa ipotesi. Arrocco corto e a questo punto B5. Si è creata questa struttura di pedoni che ha un problema. Il nero ha tutta la struttura di pedoni sul bianco, che rende praticamente inutile questo alfiere in C8. L'unico modo per cercare di attivarlo è quello di mettere magari in B7 e di riuscire a scambiarlo col fortissimo alfiere in G2 del bianco. Chissà se il nero ci riuscirà. A 4 iniziano gli attacchi di smantellamento di questa catena di pedoni forte che si è venuta a creare sull'ala di donna. Alfiere B7, B3. Ancora una volta si attacca la catena di pedoni. Il modo più efficace per attaccare una catena di pedoni come questa è o alla base o alla punta. In questo caso Carlsen, non potendo attaccare alla base, decide di attaccare in punta. C per B3, donna per B3. B4, perché attenzione che adesso ci sono un po' di attacchi qui sopra, ovviamente non si poteva difendere con A6 poiché sarebbe stato molto difficile poi per il nero riuscire ad aprire questo alfiere, dato che ci sono un bel po' di attacchi. Anche sviluppare questo cavallo sarebbe stato molto difficile, l'alfiere sarebbe andato in B2 e sarebbe seguito anche un torre C1 con ulteriore pressione, sarebbe stato complesso. Per questa ragione Morozovic sceglie di giocare B4, una mossa molto corretta. Il pedone è sostenuto dall'alfiere camposcuro, no problem, don't worry. Alfiere B2, guardate questi alfieri come sono forti, controllano la scacchiera, e anche se l'alfiere è chiaro in G2 deve ancora attivarsi. Quale modo migliore se non togliendo il cavallo? Cavallo F6, cavallo E5, ottima casa per il cavallo in E5 e allo stesso tempo, come dicevamo prima, diventa fortissimo questo alfiere in G2 che attacca su C6. Andiamo a vedere come reagisce Morozovic. A5, mossa molto importante che impedisce spinte di questo tipo in modo tale che questo pedone possa andare a supportare quel suo altro pedone, una mossa molto importante. D3, l'idea è quella di completare il proprio sviluppo, mettere il cavallo su D2 e poi farlo uscire via E4, C4, alfiere 7, cavallo D2, arrocco corto e adesso torre C1. Come dicevamo, la pressione su quel punto, su questa colonna semiaperta del bianco, inizia a farsi sentire, diventa sempre più difficile sviluppare il cavallo in D7 per via del fatto che il cavallo ha il compito di difendere C6. Adesso abbiamo 3 attaccanti per il bianco, 2 difensori per il nero. Bisogna vedere come si gioca. Cavallo D5, ottima mossa, il cavallo toglie un attaccante su quel punto. Segue E4 per rimuovere il cavallo, cavallo B6 e adesso il nero ha ottenuto quello che voleva, cioè ha reso cieco momentaneamente
l'alfiere G2 del bianco. F4, questa mossa è stata, sembra buona, no? Perché diciamo che affiancare un pedone in quarta traversa sembra sempre una mossa buona. Il computer qui dice che la migliore era D4. Molto difficile da vedere D4, da considerare ad occhio, così non sembra la migliore. F4, perché il computer consiglia D4? Perché il pedone in D3 è un pedone arretrato, cioè un pedone che alla lunga potrà portare problemi al bianco e potrà essere obiettivo di attacco, non so, donna D6, raddoppio di torri. Non so, è una debolezza comunque quel pedone, quindi il bianco dovrebbe sbarazzarsi di questa debolezza. F4 porta la partita nelle mani del nero che riesce a sfruttare. Finalmente si sviluppa anche l'altro cavallo. F5, mossa molto aggressiva, qui la mossa corretta da fare era questo cambio, qui si cambiava di donne, a questo punto cavallo C4 si cambiava tutto e ora il bianco non aveva più il pedone arretrato e avrebbe avuto un vantaggio sicuramente da questa mossa. Mentre F5, che è una mossa molto aggressiva, in pieno stile blitz, va benissimo, porta però cavallo C5. Il cavallo ha molteplici attacchi, attacca la donna che si deve spostare, attacca il punto D3, attacca il punto A4 e se dovesse mai cadere il pedone A4, riesce a vedere insieme a me che ci sono il pedone A e il pedone B del nero che sono liberi di andare, quindi sarebbe veramente un disastro se il nero riuscisse a catturare questo. D'altronde bisogna spostare la donna, quindi non è che c'è molto da fare. L'unica per evitare di perdere immediatamente è dare la qualità. Torre per C5, alfiere per C5, guadagno di tempo con scacco, re H1. A questo punto è per F5, torre per F5. Come valuti questa posizione? Questa posizione è bella, si può valutare se sei un giocatore aggressivo, diresti: beh, mi piace essere il bianco perché comunque il bianco ha l'alfiere che attacca sull'arrocco, la torre che può attaccare, la donna che può tranquillamente andare in attacco. Però, da un punto di vista più posizionale e oggettivo, qui il nero sta meglio. Lo dice anche il nostro amico computer, che sicuramente non sbaglia. Donna E7, le torri sono messe in comunicazione, siamo pronti per finire lo sviluppo anche del nero, cavallo in G4 e adesso alfiere C8. Ottima mossa. Il nero qui probabilmente vuole semplificare. Semplificare perché è in vantaggio, quindi vantaggio di materiale, quindi semplificando questo vantaggio andrà a diventare sempre più importante. A questo punto una mossa passiva come torre F4, anzi non funziona. Carlsen gioca cavallo F6. Sembra una mossa disperata e lo è in effetti. G per F6 e adesso alfiere per F6. Se ti chiedo adesso come consideri questa posizione, probabilmente diresti: beh, qui il bianco sta da Dio. Se non fosse che il vantaggio del materiale del nero diventa sempre così importante, che ora può giocare alfiere per F5 sacrificando la donna e su alfiere per E7. Alfiere per E6, attacco simultaneo alla donna e all'alfiere, la donna si deve spostare e alfiere per. Facciamo due calcoli alla fine di questi cambi. In verde ci sono evidenziati i pezzi leggeri, il bianco ha due pezzi leggeri, il nero ha tre pezzi leggeri e diciamo che la donna del bianco si equipara alle due torri del nero, dunque ne consegue che il nero è in vantaggio di materiale. E5. Cavallo D5, ottime posizioni per i pezzi del nero. Il nero ha la coppia di alfieri, che ricordiamoci essere un vantaggio, soprattutto se questi alfieri sono affiancati. È il modo migliore per dare tutta la loro potenza. Donna H5, F5, presa al varco, alfiere per F6, ancora alfieri affiancati. Cavallo E4, ottima casa per questo cavallo. Torre A7, manovra interessante di torre che dà una mano a controllare la settima traversa. Qui diventa difficile per il bianco cercare dei motivi d'attacco, dato che ha pochi pezzi e tutti i pezzi del nero sono praticamente ben difesi. Cavallo per F6, semplificazione per togliere la coppia degli alfieri, donna C5. Adesso ci sono vari attacchi doppi, tripli, quadrupli da parte di Carlsen. Torre D7. E ora donna per A5. Finalmente Carlsen riesce a far cadere questo pedone e chissà, magari
supportare la promozione di questo pedone in A, ma è diventa difficile. B3, e adesso però bisogna fare i conti con questo pedone che andrà a promozione. Alfiere per C6, Carlsen qui se ne frega di questo pedone, torre per D3. Attenzione che un pedone in terza traversa o in sesta, dipende da che lato vediamo la scacchiera, è un problema. Donna B4, cercando di controllare questa colonna in questa casa di promozione. Torre C8, attacco su alfiere, donna B5 per tenere l'alfiere, minacciare la torre in D3, tenere sempre la colonna del pedone e portare anche, nel caso, velocemente la donna sull'ala di re. Torre D6, attacco doppio sull'alfiere, alfiere per F3, re per F7. E ora, attenzione, 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 qui la situazione chiaramente è abbastanza disperata da parte del bianco, che decide di giocare G4, attacco disperato, torre C2, G5, attacco sul cavallo e attenzione, alfiere D5. Qui, essendo una partita blitz, non giocano perfettamente i giocatori, neanche loro a quei loro livelli e noi ne siamo rincuorati. Alfiere D5 fa perdere tutto o quasi tutto il vantaggio del nero. La mossa migliore era raddoppiare le torri in settima traversa. Le torri in settima traversa, qualcuno le ha anche denominate le torri gorilla, sono inarrestabili e possono spazzare tutto ciò che c'è davanti. Per esempio, se il bianco accettava di catturare il cavallo, tac, scacco matto. Non c'erano troppe altre possibilità e donna F1 per cercare di tenere il più possibile la prima traversa, seguiva ulteriore avanzata del pedone e promozione o comunque cattura della donna la prossima e qui il nero avrebbe chiuso la partita. Avrebbe chiuso la partita, ma alfiere D5, la partita è ancora tutta da giocare. Alfiere per D5, cavallo per D5. E adesso anche qui il vantaggio del nero è sempre importante perché abbiamo semplificato ai minimi termini la posizione. Chiaramente ci abbiamo due torri che equivalgono alla donna, un pezzo in più e un pedone a due passi dalla promozione. Donna per B3, si riesce a catturare quel pedone, sembra che il bianco abbia un po' di respiro. Torre C6, molto importante in questi finali quando si ha poco tempo sull'orologio, questo è valido anche, questo consiglio è valido anche nelle partite blitz, eccetera. Cerca di non lasciare scoordinazione fra i tuoi pezzi, cioè una torre qui, un cavallo qui, sono scoordinati fra di loro. Questo, diciamo, è un ottimo setup. Le due torri si controllano fra di loro e il cavallo è controllato dalla torre. Cercare di far sì che tutti i pezzi si mantengano fra di loro ti evita tattiche dell'ultimo secondo. Re G2, ora Carlsen cercherà di portare questo re all'attacco col sostegno del pedone, anche perché non gli sono rimasti troppi pezzi. Re G6, H4. Torre C3, attaccando la donna, donna B1 scacco, Re G7, donna B7 scacco. Qui il bianco cerca di fare un po' di scacchi, sia perché non ha altro di meglio da fare, sia perché c'era l'incremento, cioè ogni volta che tu facevi una mossa ti aumentava di 2 secondi il tempo sull'orologio. Dato che siamo alle battute finali, fare un po' di scacchi così a muzzo aiuta a recuperare tempo. Donna B2, Re F7, Re F3. Cavallo E7, donna B3, scacco, re F8. Ovviamente qui Morozovic non vuole in nessun modo la ripetizione di mosse perché sa di avere la partita in pugno e ora Carlsen qui gioca velocemente. Re G4. Ma qui c'era una tattica che avrebbe permesso di ribaltare le sorti della partita. Riesci a vederla? E la tattica è semplice ma efficace. Donna B8, scacco. Non ci sono difese da questo attacco, poiché se il nero si para con la torre, si perde l'altra. E qui preferirei il bianco, onestamente. Ma su questa mossa, Re G4 purtroppo. Manca una tattica vitale e ora di nuovo le torri si difendono fra di loro. Re H5. E ora attenzione che questa torre ha un ruolo molto importante, ha tagliato fuori la casa di ritirata del re G4. Quindi se il nero riuscisse a organizzare i propri pezzi per dare uno scacco di cavallo o semplicemente portare un cavallo in F5,
capisci che poi l'attacco su H4 diventa mortale. Donna B8 scacco, Re F7, seguono un po' di scacchi così per cercare di mantenere viva la situazione. Donna E6, cavallo G6, donna F6 scacco, Re G8, una serie di scacchi. Ovviamente, ripetiamo, Carlsen non ha niente di meglio da fare, mentre Morozovic invece punta a vincere, anche perché c'è questa, ragazzi. C'è questa. Scacco, scacco, parata, scacco, parata, scacco, parata. Anzi, parata, il re si è spostato. Ora il bianco non ha più scacchi, non c'ha più nulla da fare e non c'è modo per difendere l'entrata di torre in H4 se non dando la donna dopo una mossa, non so, anzi qui tra l'altro il computer consiglia donna per G6, ma una mossa di questo tipo dice addirittura neanche questa cattura, che penso neanche questa cattura, mi dice ah, cavallo F4 c'è il doppio tra donna e re, non è affatto male. E su questa mossa Carlsen abbandonò. È stata una partita combattute, sono state sviste da entrambi i giocatori, ma è una partita a 3 minuti con incremento, con la tensione che giochi dal vivo. Era il 19° round di quel torneo molto importante, gli occhi di tutti addosso, sicuramente si fanno le cappellate, ragazzi, anche loro le fanno e siamo felici di questo perché significa che sono esseri umani. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Iscriviti al canale e iscriviti anche alla nostra pagina su Instagram. Finalmente abbiamo aperto Instagram, ci trovi come mattoscacco-official e bene, ci vediamo domani. Ciao! E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!